ospite d'eccezione per il sabato sera, intervistato da Marino Bartoletti, avremo il grande Arrigo Sacchi, il soprannominato il profeta di Fusignano. A seguire, la stessa serata, ci sarà lo show di Claudio Lauretta, un attore comico, camaleontico, poliedrico, un trasformista, in grado di interpretare al meglio una carrellata di personaggi incredibili. La domenica, la giornata clou, la premiazione con la consegna del premio della Castagna d'Oro, avremo Dominic Paris, che credo non abbia bisogno di presentazione, è l'atleta azzurro più vittorioso dopo Gustavo Toni ed Alberto Tomba. Sandro Campagna, il commissario tecnico della nazionale di pallavolo, ex olimpionico a Barcellona nel 1992, recente campione del mondo quest'anno del 2019. Avremo un'atleta emergente del nuoto italiano, la Benedetta Pilato, la 14enne che si è imposta, che ha conquistato una brillante medaglia d'argento ai recenti mondiali di quest'estate nel 50 rana. E poi a dimostrazione che il Galà della Castagna non è soltanto rivolto al discorso del giornalismo, dello sport in generale, ma è una manifestazione che si guarda intorno a 360 gradi. Premieremo questa dottoressa ricercatrice emergente della nostra provincia, Marta Busso, che recentemente è salita all'onore delle cronache proprio per aver risolto questo caso clinico dichiarato impossibile dagli stessi studiosi americani. Vogliamo mantenere il livello degli altri anni, però veniteci a vedere, perché tutti gli anni c'è qualcosa di nuovo da scoprire e la castagna è sempre comunque al centro di tutto e crediamo comunque che con la nostra attività, soprattutto, ecco, bisogna dare un plauso a chi organizza tutto questo, che è l'Associazione Turistica Mondolè, soprattutto con il suo presidente che è Paolo Bruno, che tutti gli anni tira un po' fuori dal cappello quelle che sono le novità della manifestazione. Comunque veniteci a trovare, avrete un po' di tutto, dal mangiare al divertimento, allo sport, alla cultura, alla medicina, ecco, diciamo una festa a tutto tondo che ti dà la possibilità di vivere 3 giorni intensi e belli.